Buongiorno amici, buongiorno amiche. Allora, prima di andare a lavorare, poco fa ho ricevuto un pacco Amazon che contiene alcune cosette che io ho ordinato per San Valentino. Lo sapete, questo è il mese dell'amore, in particolare questa è la settimana dell'amore, e quindi mi sto organizzando. Vi avevo già detto che avrei organizzato la cena a casa per San Valentino. E allora vi faccio vedere che cosa ho ordinato. Allora, classicone teglietta a forma di cuore. Nella teglietta a forma di cuore, presa su Amazon, ma c'è anche a coppie. C'è anche un fornitore che la vende a coppie, due. Io ne ho presa una perché non volevo fare il dolce in questa teglia. Ma volevo bensì fare uno sfornato, adesso devo capire come, che cosa, insomma, questa teglia volevo utilizzarla per farci qualcosa di salato e vi spiego perché. Se è vero che il dolce è un classico, il dolce a forma di cuore a San Valentino, che tra l'altro è uno dei miei regali preferiti da regalare, perché io non amo andare in giro a comprare oggetti, poi peraltro mio marito non fuma. I regali che gli potevo fare negli anni li ho fatti tutti, gli ho fatto la cantinetta in legno per tenere il vino, quella da 3 litri. Poi ne ho fatta una di cristallo da 1 litro per tenere whisky, cognac, molto carina. Libri, perché lui è una persona che studia molto, eccetera, eccetera, che legge tantissimo. E quindi, diciamo, questi regali, questi pensieri, perché poi a San Valentino si fa un pensiero, no? Non è che bisogna spendere sempre tanti soldi. Un bel po' di soldini uno li spende per il compleanno, che è una volta l'anno. Compleanno è importante, il giorno in cui siamo venuti alla vita, quindi è giusto onorarlo con un bel regalo. Ma per San Valentino io ho sempre preferito regalare crostate a cuore, torte a forma di cuore, con le scrittine: ti amo, sei la mia vita, vorrei essere la lacrima che scende sul tuo viso e finire nella tua bocca, queste cose. Vabbè, quindi teglietta a cuore. Poi, questa è la scritta Love con tutti i cuori. Messa sugli spiedini, in pratica si ficca su qualcosa. Vi faccio vedere, se la riesco ad aprire, se no mi devo alzare e prendo le forbici. Dai che ce la fai, non ce la faccio. Dai che ce la fai, non ce la faccio. Un attimo che prendo le forbici, aspettate. Eccomi. Allora, quando devo fare i video, apertura pacchi, mi devo sempre organizzare, ho sempre le forbici vicino, perché è meglio. Allora, ecco, questi sono tutti spiedini, si vedono, sono i stecchini con in cima i cuori attaccati. L'avrei potuto fare pure io, sinceramente, non è che c'ho una scienza. Cartoncino rosso. Colla vinilica trasparente, brillantini, prendi gli spiedini e ci incollo sopra. Ma voi mette già fatti? Sono un bel po', perché ci puoi decorare una torta. E poi c'è la scritta Love. La scritta Love con tanto di spiedino, proprio corto in plastica poi. Ok, e questo, perché io questi pensavo di spargerli un po' in giro sulla tavola, in un barattolo col sale grosso, li ficchi dentro, la scritta Love appunto su una torta, ma anche su un pane particolare che farò con la mia grande macchina per il pane, non lo so, poi vedremo. Poi ho preso un runner in pizzo rosso, no, pizzo marrone, pizzo finto, ovvio. Allora vi faccio vedere anche questo. È un runner che ho pensato di mettere una tovaglia bianca, perché comunque il rosso spicca molto sul bianco, ma anche sul verde, ma sul bianco in modo particolare, e mettere al centro appunto questo runner, che io non so se riesco a farvelo vedere. Sono due runner. Saranno lunghi 1,5 m, ma forse di più. Non me la ricordo la misura, sinceramente. Vediamo se qui è indicata. No, c'è scritto Made in Cina. E sarà 1,5 m, 1,60 m. Io l'ho preso perché questo tavolo, questo è il tavolo della cucina, dal piano terra, è lungo 1,20 m. Quello del soggiorno
al piano terra è 1,40 m. Giù, inutile ve lo dico, giù abbiamo un tavolone enorme, quindi sono due runner. Ah no! È un runner e due tovagliette, meglio ancora. Quindi tovaglia bianca. L'apparecchiatura di base è tovaglia bianca, due tovagliette e un runner in mezzo. Ok, poi vediamo. Carina, mi piace tanto il runner. Lascio qui, bello, eh? La scena con i cuori, la teglia. Poi, e qui ho preso questi bicchierini. In realtà sono dei bicchierini finger food per fare i mini dolci, dolcetta a cucchiaio. Allora, io che cosa avevo pensato? O faccio il dolce a forma di cuore, al cioccolato farcito ricoperto, o qua dicevo preparo una cosa salata. E qui faccio dei dolci a cucchiaio, quindi una base di biscotto, una crema, una cosa pannosa sopra, qualcosa di croccante ancora come top. Oppure qui faccio qualcosa di salato e qui faccio il dolce. Non lo so, il menù, veramente ce n'ho mille in testa di menù. Sono diversi i bicchierini, sono molti, sono tanti. I bicchierini sono diversi. E qui anche, sì, e qua anche sono i bicchierini perché potevi comprarne solamente un lotto da 50. Non lo so, poi vediamo come disporrò la tavola e quale sarà il menù. Pensavo un menù di pesce. Allora, nelle cocottine, queste qua che avevo preso da Ikea, queste qua, che sono molto carini, che hanno il piatto sotto, ve lo ricordate? Hanno il piatto sotto in pandan. Pensavo di servire una crema di patate qui. È una ricetta che già avevo proposto, che ha avuto tanto successo. Una crema di patate, se non erro, era a base di patate, con ai lati dei spiedini di salmone. Appena scottato, profumato agli agrumi, su cui poi in cu con cui, i cui i quali poi intingevi nella salsa. Si intingevano in questa salsa e era un piatto che era piaciuto molto. Oppure pensavo una zuppettina di pesce, qua una zuppettina di pesce. Comunque il pesce, perché cena romantica, tu pensi a cibo. Come si suol dire, cibo, come si chiama? Afrodisiaco. Ecco, oggi non mi viene niente. Devo andare a lavorare con la testa vuota, ci vado. Oggi proprio non mi vengono in mente i termini, i nomi, niente. Vabbè, ci abbiamo tutto in periodo di stanchezza, si sta avvicinando la primavera, eh? Ci stiamo lasciando alle spalle un lunghissimo, lunghissimo periodo. Difficile, pesante, perché non se ne esce da sto Covid, finalmente ne stiamo uscendo, sembrerebbe, quindi non vedo l'ora. Torniamo a noi. Quindi ho qui la zuppettina di pesce con al lato nel piattino sistemato dei crostini e qui un antipastino sempre di pesce, magari con dei gamberetti su una base insalatina. Vediamo. Ci devo pensare. Comunque poi farò un altro video. Farò il video completo della preparazione della cena, della preparazione della tavola e proprio poi del procedere della cena. Quindi adesso io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi mando un grandissimo bacio e vi auguro tanta buona fortuna. Ciao! Mi stavo dimenticando che in verità nel pacco c'era un'altra cosa, un altro articolo che adesso vi mostro. Che è questo stampo in silicone per ghiacciolini, ma anche per, che ne so, cioccolatini e cose così. Quindi farò sia del ghiaccio a forma di cuore, dopodiché prima faccio i dolci, vediamo. Prima faccio qualcosa, qualche sformatino, una panna cotta, vediamo. Cioccolatini particolari al peperoncino e poi niente, poi dopo farò il ghiaccio a forma di cuore. Ciao!